Io venivo qua e giocavamo con questi giocattoli. Dieci anni fa li ho presi così, li ho trovati che erano messi in gandia. Non funzionavano tanto bene, stamattina stanno funzionando ultimamente, stanno funzionando veramente, tutte e due. Un cugino beato. Ci troviamo nella casa museo del giudice Rosario Livatino, che ringraziamo per l'ospitalità. E signor Vincenzo Livatino, lei è cugino di secondo grado Grado, sì, di Rosario privativo. Livatino. Ma ci spieghi un po' intanto esattamente la sua parentela con l'ora beato Rosario Livatino. Cosa simboleggia questa casa, questo luogo per In lei? questo luogo abbiamo anche dei ricordi, c'ho anche dei ricordi io. Ricordi da bambino, quando venivo qua con mia mamma, che giocavamo con Rosario. La mattina del 21 settembre del 1990, prima che si sapesse della uccisione del giudice Livatino, lei era su quella strada. Sì, ho visto che c'erano quattro poliziotti e mi è estranizzata questa cosa perché di solito o la polizia o i carabinieri sono in due ed erano senza macchina, erano là fermi ma non fermavano le persone, non fermava nessuno. Poi abbiamo continuato e c'erano altri quattro carabinieri, più avanti quattro poliziotti. Arrivato a un certo punto c'era la macchina. Solo che io non conoscevo la targa, però la macchina non era una macchina comune, diciamo, era una macchina che io l'ho riconosciuta, secondo me era la macchina di Rosario. E questo mio parente ha detto: ma che è la macchina di Rosario? Io la targa non la conoscevo, quindi non conoscendo la targa non ero sicuro. Però il colore della macchina, Canicattese, no, ce n'erano un altro, altre due di questo colore, e stesso modello di macchina. E io mi sono insospettito, solo che nella macchina non c'era nessuno. E c'era soltanto, vedevo che sopra la porta c'era un colpo di pistola, non so che cosa fosse. Basta. Però non, io mi volevo fermare in quel momento. Ma non ci hanno voluto fare fermare perché c'era una grande fila e quindi i carabinieri avanti, 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 ma non si vedeva niente.
Ma io ho pensato, ma che è stato il Rosario? È la macchina di Rosario? È successo un incidente? È successo qualcosa? C'era questa macchina che era col vetro rotto dietro ed era a ridosso del guardarraio. Ero agitato perché il pensiero l'avevo là. Poi quando siamo ritornati verso le 4 del pomeriggio, siamo ritornati, siamo ripassati. A sua volta c'era la macchina ancora ferma là e c'era un sacco di polizia, carabinieri. C'era un carabiniere che era Canicattì, che io conoscevo e lo volevo chiamare. Lui che cosa ha fatto quando mi ha visto, che lo sapeva che eravamo parenti con Rosario? Si è voltato, non si è fatto vedere da me. Perché che mi doveva dire? Quando l'ho capito poi la realtà, quando sono arrivato a casa me l'ha detto mia mamma, che mia mamma aveva visto il telegiornale. C'era mia zia, mio zio, altri cugini erano tutti qua, sono venuto anche mio cugino Salvatore da Palermo con la mamma e la casa piena di persone c'era. Ci regali un'istantanea, un'immagine di lei mentre gioca con suo cugino Rosario. Sì. Ci ha molto colpiti, cioè molto bella questa immagine di questi giocattoli che tornano a vivere. Rosario aveva dei giocattoli nuovi che io magari non avevo e li venivo a scoprire qua, perché c'era un altro molto bello, che c'era una cosa che girava, mettevamo delle freccette con una molla e chi li indovinava, era come un tirassegna. Ma era bello, giocavamo con quella, facevamo i punti. No, hai fatto 5 punti. No, non è vero, hai fatto 2 punti. No, non è vero. E così passava. Poi quando magari ci accaldavamo, che correvamo qua, la mamma lo sgridava, Rosario, poi mia mamma mi chiamava, ma lui ubbidientissimo subito, no, smettiamo che mia mamma, no. Poi mia mamma, dai che ce ne andiamo. Perché stavamo, poi era un po' tardi, non so se... Io lo trovavo lì dentro, nella stanza da pranzo, seduto al tavolo che studiava quando arrivavo. Poi lui, come vedeva me, subito si sbrigava quello che doveva fare perché dovevamo giocare. Funzionando. 10 anni fa li ho presi così, li ho trovati che erano messi in cantina. Non funzionavano tanto bene, stamattina stanno funzionando ottimamente. Ho portato anche un sbloccante io, dico se stanno funzionando veramente, tutte e due. Ma veramente? Vero. Quindi lei una domenica arrivava qui? No, veniva non la domenica, anche la sera. Ecco. Domenica no, perché loro uscivano la domenica. Perché loro la domenica si alzavano, poi andavano a messa, dopo la messa possibilmente andavano a fare un pranzo al ristorante. Lo facevano questo, ci andavano da Ficili, andavano a Caprissa da Grigento, da Cortese a Caltanissetta. No, no, loro la domenica andavano poi in campagna, la gitarella se la facevano loro. Uscivano o andavano da qualche parente impetato.
Quindi sì. Nei pomeriggi, diciamo. Nei pomeriggi di sera così. Lei arrivava qui. Venivamo qua perché Rosario non uscì, non andava con i ragazzi a giocare a pallone. Come dicono Gettoni, giocava, faceva, no. Perché Rosario non aveva stile di vita, già era grande da piccolina. Poi lui aveva questo completo da western. Sì, sì, aveva anche il cappello. Aveva il cappello e il cinturone con le pistole e poi ne dava una a me e ci mettevamo là e giocavamo con le pistole, sì, sì. Poi ci confrontavamo le pagelle, lui aveva sempre 10, io no. Lei cosa aveva? Qualche pagella aveva? Mi arrampicavo. È stato fermato un treno quel 21 settembre del 90. Il treno in corsa hanno fermato il 21 settembre. Buongiorno. Bene, eccoci dentro la cappella cimiteriale che accoglie Rosario Livatino e la sua famiglia, i suoi amati sì, genitori. Certo. Il legame tra Rosario e i suoi genitori era insomma viscerale, era certo. Realmente profondo. Rosario non si voleva staccare dai genitori, per questo abitava da Canicattì, quindi non si voleva spostare da nessuna parte, perché avendo i genitori anziani, quindi lui non pensava di affidarli a una badante o così, perché lui voleva vedere con i suoi occhi, quindi erano attento sui genitori, Rosario. Canicattì nemmeno lo conosceva, abbiamo visto nel discorso quando c'è stato che lo volevano, si era sentito dire che lo volevo portare ad Agrigento, tutta la città ha risposto e anche persone che sono fuori da tempo hanno risposto anche loro, quindi che nessuno lo credeva, perché Canicattì non è una città che possibilmente manifesta un sentimento, una cosa, ma in questo caso di Rosario l'hanno manifestato tutti. Tra l'altro abbiamo riscontri, ad esempio, che noi veniamo qua al cimitero, fuori troviamo sempre dei fiori. Sempre, sempre, sempre fiori, perché chi passa mette un fiore. C'era anche un altro magistrato nella famiglia Livatino. Ah! Che era un Giuseppe Serra. È stato anche presidente del tribunale di Agrigento, però in altri tempi, no oggi. Quindi Rosario forse si ispirava un po' a lui come carriera, perché lui non voleva fare un lavoro e diventare sempre direttore di un ente, di una cosa, sempre direttore e basta. Giuseppe lui si dava Serra. Delle sfide lui stesso e quindi voleva sempre andare avanti, studiando sempre, sempre andava. Quindi, per questo ha scelto anche la carriera di magistrato. Quindi Rosario Livatino ha avuto anche magari un modello all'interno della famiglia, possibilmente cui potrebbe essersi sì, possibilmente ispirato. Sì. Senta, ma spesso si sì, è detto che Rosario Livatino sì. Non avesse la scorta, ed è vero, sì, non ma non c'è un'eccezione, ci fu un'eccezione, sì. Ce la ricorda? L'eccezione è stata quando lui ha fatto il pubblico ministero, che hanno fatto il processo alla mafia di Porto Empedocle,
le hanno assegnato una scorta. E la mattina venivano a prendere e poi lo riportavano qua. Non è che lui poteva andare da solo là a Portembedoc, perché hanno fatto un'aula bunker dove c'era la palestra a Villa Seta. E c'era un'alfetta, quando il viale Regina Margherita era a doppio senso. La mattina arrivavano, che io non l'avevo notato in effetti, me l'hanno fatto notare gli amici, come io frequentavo il Bar Italia, e gli amici me l'hanno detto, sai, cioè la mattina ci arriva una macchina, è un'alfetta colore chiaro. Veniva qua, c'erano due sulla macchina, lui puntualissimo, perché lui non faceva aspettare nessuno. E la mamma si preoccupava un po', era un po' preoccupata da questa cosa, che lo vedeva così. Perché Rosario, ad esempio, a parte la macchina, ai primi tempi se ne andava anche col pullman, quando corrispondeva l'orario, all'inizio andava da Agrigento. Poi quando ritornava il pullman si fermava qua davanti, quello della Sais, e lui scendeva normalmente con un cittadino che va a lavorare. Il direttore dell'ufficio registro, impiegato al comune, che hanno bisogno di scorta. È successo un fatto, che lui di pomeriggio era libero e è andato in campagna. In campagna gli hanno regalato una cassetta di frutta ed è arrivato qua, ha aperto il cofano di dietro, ha aperto il portone e è salito con la cassetta. Nel mentre passarono le vigili urbane e gli hanno fatto la morte. Volendo, lo sa, c'era un altro, un'autorità, se avessi telefonato subito al comandante, fare. Invece lui che ha fatto? Ha preso la macchina, l'ha messa in garage, ha preso la multa, è andato al comune e è andato a pagare. Tanto c'era un comandante vecchio, il vecchio comandante dei vigili urbani, che si è meravigliato, perché si è trovato spiazzato anche lui. Perché non è che è andato là a dire mi avete fatto la multa, la strappiamo. Quello dice, quando è la multa? La pagare, l'ha pagata. Delicato anche con le segretarie dove lavora, scendeva giù che c'era il bar e magari si portava il caffè alle segretarie. Io dico che un altro magistrato questo non l'avrebbe mai fatto. E lui lo faceva perché l'hanno pianto poi anche loro. Lui ogni domenica andava a messa, si faceva la comunione, si confessava, poi si è cresimato, ad esempio da grande. È stato un cugino che l'ha cresimato a Rosario, perché forse pensava anche di sposarsi. E secondo me, siccome lui voleva abitare a Canicattì, per il fatto dei genitori anziani, lui non si voleva staccare, perché era molto legato alla mamma, lui. Il cordone ombelicale in Rosario con la mamma non l'ha rotto mai, fino alla morte, perché lui era un bambino, veniva considerato dai genitori. Noi andavamo a Catania, andava suo papà a Catania con la macchina, lui, il papà guidava, la mamma accanto e Rosario come un bambino dietro, pur essendo magistrato. Suo cugino è il primo magistrato reso beato dalla Chiesa Cattolica. Cosa significa questo e soprattutto qual è il futuro per le spoglie mortali del giudice beato Livatino? Tutti i canicattinesi almeno hanno dato il parere che lo vogliamo tutti a Canicattì. Fuori che ci deve andare a fare Rosario.
Perché la Chiesa ha scelto lui? Ma la Chiesa ha scelto lui tanto per iniziare, è morto come un martire. Già la morte è stato un martire lui. Perché tra l'altro, questo discorso, ad esempio, lui non è stato colpito al primo colpo, ad esempio, ed è morto sulla macchina, è sceso dalla macchina, mentre che scendeva ha perso una scarpa, la giacca era rimasta sulla macchina perché l'aveva dietro, si è staccata la cintura di sicurezza quando lui ha chiuso la portiera così sulla fretta, la cintura di sicurezza pendeva fuori, c'è una fotografia così, poi è sceso in tutta questa discesa, più martire di così, è durato, non è morto, forse era meglio se moriva subito. Voglio vedere uno che si vede due dietro, che lo rincorrono con le armi, lo vogliono ammazzare, che cosa si prova. Non si scherza, non è una cosa, perché un attimo che si sparano un colpo, uno la chiappano, cade a terra, 30 secondi e muore. Ma c'è stato un tempo di un martirio, non è, è durato 10 minuti, 7 minuti, non lo so quando è durata questa corsa, dov'è, poi lui è caduto a terra. Ho un cugino beato,